Nemmeno il tempo di riprendersi dall'incubo, che a distanza di un anno si ripete come un copione gialletto, i mitili coltori scendono in strada e assediano Palazzo di Città. All'indomani del nuovo allarme inquinamento che conferma lo stop alla vendita del prodotto del primo seno di Marpiccolo, avvelenato da diossine e PCB, decine di addetti al comparto fermano la città. La protesta stavolta è immediata. I mitili coltori non ci stanno a rimetterci tutto, di nuovo. Il lavoro e la fatica di un anno devono essere rivendicati, anche perché stavolta loro lo avevano detto per tempo. Le nuove aree in Mar Grande per il trasloco dei vivai dovevano essere pronte già mesi fa. Forse si sarebbe scongiurato il disastro. E in effetti anche il sindaco parla di evento annunciato e amaramente ammette: la partita per il prodotto inquinato purtroppo è chiusa. Guardi, il problema è questo: io non voglio fare il mestiere che non è il mio, ma dopodomani ci incontreremo a Bari e la decisione è tecnica dei veterinari, ma dei mitili che sono inquinati, che sono, hanno un livello di PCB e di diossine elevato, non può essere trasferito. Quindi probabilmente questa partita è chiusa così in negativo. Poi l'exit strategy, l'unica ormai possibile, le bonifiche dello specchio di Marpiccolo. Un nuovo colpo, no, per la mitilicoltura? Un colpo che era, possiamo dire, purtroppo quasi atteso. Mi auguro che ci siano ora interventi. Io ho già scritto dicendo questo, sia alla Regione che al Governo: dobbiamo prendere dei provvedimenti che siano risolutivi, cioè dobbiamo non più andare avanti mettendo, diciamo, con dei provvedimenti temporanei e tampone, ma facendo la bonifica del Marpiccolo.